Secondo giorno di pre-ritiro dell'US Avellino qui dallo stadio Partenio Lombardi, la squadra ha svolto l'allenamento pomeridiano, la maggior parte del gruppo si è allenato in palestra, qui sul Monte Erboso agli occhi dei tifosi presenti, circa una cinquantina, abbiamo visto i giocatori della primavera a cui si è aggregato anche Salvatore Fusco, bomber del settore giovanile bianco-verde, assieme a loro invece c'erano Rocca e Frascatore. Poi successivamente sono entrati altri calciatori in campo, sgambata, un po' di allenamento atletico. Nulla di importante, nulla di evidente, perché soprattutto la squadra partirà domani alla volta del ritiro di San Gregorio Magno, domani mattina cioè è prevista la partenza e poi subito nel pomeriggio ovviamente ci sarà il primo allenamento e ovviamente l'allenamento lo potete seguire con noi di Prima TV con la programmazione creata ad hoc per il ritiro di San Gregorio Magno.